Mi raccomando, restate connessi e continuate con noi in questo nostro meraviglioso viaggio. Dietro di me si trova un'opera molto importante d'Europa, il MOSE, che serve a proteggere la laguna veneta dal mare aperto. Ed eccoci qua arrivate finalmente alle Sette Balanze, un luogo magico di Chioggia dove possiamo incontrare il mare e la laguna. In questo luogo possiamo vedere le sette balanze che vengono utilizzate come casette private, in particolare due di questi sono ristoranti. In questo punto magico vengono pescati i pesci tipici dell'Adriatico, in particolare le seppie e i branzini. Questa diga è il simbolo di Sottomarina, oltre alla diga di Caroman, che delimita l'entrata al porto e alla laguna. Possiamo goderci delle bellissime albe e bellissimi tramonti per tutto l'anno. La diga di Sottomarina, lunga 1 chilometro, finisce qua con il faro. Dopo la fine della nostra biciclettata siamo finalmente arrivate qua alla fine della diga, dove possiamo ammirare il bellissimo panorama. Sottomarina è molto famosa per lo iodio. Io mi ricordo che quando ero piccolina facevo sempre un mese qui a Sottomarina e mia mamma mi portava sempre nella diga, anche perché l'aria è molto pulita grazie allo iodio, che fa bene alla salute.